Buongiorno a voi. Massimo da Torino ci ha scritto, ha mandato un'email a diretta@capital.it e ci chiede, ma si dice anatra o anitra? Anche in questo caso ci troviamo in una di quelle zone del lessico della nostra lingua che lascia queste due alternative. Anche qui bisogna distinguere quello che è la storia della parola, quindi la sua presenza all'interno della nostra tradizione linguistica, e quella che è la situazione attuale. Nella situazione attuale si sta assestando decisamente anatra rispetto ad anitra. I dizionari oggi tendenzialmente riportano prima la forma anatra, se riportano anitra la riportano rimandando direttamente ad anatra, e questo è senz'altro un segnale. Facendo una ricerca anche su internet si vede che le occorrenze di anatra sono 4 volte quelle di anitra. Ecco. Nella tradizione no, le due forme vengono dal latino anitra, anitram, anche in questo caso una forma popolare del latino orale che poi è stata alla base delle varie forme romanze. La forma classica è anas, anatem. E sia la forma anatra che la forma anitra sono presenti fin dal XIII secolo e in testi toscani. Nel corso della storia, nei testi toscani fiorentini, da Dante a Leonardo, quindi abbracciando dalla letteratura alla scienza e alla tecnica, la forma prevalente è anitra, mentre con l'Ottocento riprende vigore anatra. E un fatto importante che segnalerei è che anatra è la forma usata ad esempio da Artusi. Questo è importante perché sappiamo che Artusi ha avuto un grande impatto nella diffusione dei termini legati alla cucina e nella formazione quindi di un lessico della cucina italiano che non fosse dialettale. E anche Artusi lo ricordo anche perché quest'anno se ne festeggia il centenario della morte. Ah, ecco, quindi insomma, visto che si celebra Artusi, io direi che un libro di Artusi, almeno le basi per un sughetto, ecco. Forse, visto, no, fra l'altro, sai che le sue qualità. Sì, è di che. L'anatra all'arancia è un piatto tipicamente toscano, quindi io e Biffi in teoria avremmo dovuto mangiarlo almeno una volta, no? Nella vita. Appunto. E poi c'è una commedia anche teatrale. Ah, certo, quindi sì. Insomma, che è anatra all'arancia. E quindi basta. Diciamo anatra e la chiudiamo qua perché va più di moda adesso. Ok. Grazie a Marco Biffi. Grazie a voi, buona giornata.